dirigente della FIOM d'Italia, qui al European Social Forum. Qual è la posizione della FIOM in questo Social Forum europeo? Noi come FIOM siamo stati presenti fin dall'inizio, dagli albori, non è una novità. È evidente che ci sono delle difficoltà per lo sviluppo del Social Forum. Questo si vede anche dai dibattiti, corriamo il rischio che diventino delle cose ripetitive e perda quella vitalità che ha avuto invece all'inizio della storia del Social Forum. Per questo che credo che dovremmo porci il problema di come rilanciare il forum sociale, perché non possiamo continuare con una ripetizione che corre il rischio di diventare rituale e non espressione di cose nuove e di ragionamenti nuovi. E prima hai parlato di una nuova possibilità di ricostruire solidarietà di classe. Come è possibile fare questo all'interno di questa Europa neoliberista? Ma questo è il problema che abbiamo tutti di fronte, perché è inutile sottacerlo che mentre siamo di fronte al neoliberismo e quindi, come si diceva una volta, il capitale che si esprime a livello universale, non esiste oggi un movimento universale, espressione del movimento operaio, ma molto spesso sei di fronte a lotte importanti, importantissime, ma nei singoli paesi, senza che ci sia una idea generale e complessiva. Questo è un elemento di debolezza, inutile sottacere che è su questo che peraltro operano i vari governi. E una battuta su Pomigliano? Pomigliano sta dentro in questo contesto, nel senso che sta dentro un attacco totale ai contratti collettivi e alle leggi sul lavoro. La risposta dei lavoratori di Pomigliano è stata una risposta formidabile, anche l'attivo che hanno fatto ieri mi risulta essere riuscito con tanta gente, ha confermato la necessità che a partire da Pomigliano si mette al centro la questione lavoro e diritti.